Ciao. Ce l'hai con me? Senti, ci ho pensato tutto il giorno e noi ultimamente stiamo litigando un po' troppo. Anche ieri sera, mi dispiace. Però noi ci amiamo, vero? Vero, Giorgia? Stanotte ho sognato che ci lasciavamo, è stato un incubo pazzesco, mi sono svegliato tutto sudato, pensa. Tutto un'ansia. Insomma, volevo dirti che io ti amo proprio come il primo giorno. Tu mi ami come il primo giorno. Giorgia, sei una donna fantastica. È bello quando una coppia comunica, eh? Amore! Ciao, scusa, stavo ascoltando la musica. Hai detto qualcosa? Ecco, come puoi sentire il suono è molto brillante, molto caldo. Questo perché è una chitarra rifinita in tutti i suoi aspetti e le corde sono in nylon ed è veramente una chitarra eccezionale, secondo me, per cominciare. Ma che bello, ma che bello, Emilio! Emilio, vieni. Esatto. Senti, che ne diresti se cominciassi a suonare la chitarra? Ma scherzi, è una bellissima idea. Vero? Davvero? Bello. Sì, no, scusa. Pensavo che se impari uno strumento, poi tra 7, 8, 9 anni possiamo fare una jam session ieri, perché suono anche io. Allora. Davvero? Beh, sì. Ma sì. Che bello, amore, sì. Che bello, tra l'altro Marco mi darebbe lezioni private. Marco chi? Marco lui, dice che posso andare a casa sua due volte a settimana. Ah sì? Sì, Giorgia, anche sì. Tre. Davvero? Sì, mo si trasferisce. No, pensavo, siccome ci sono, lei sa, dei metodi semplici per imparare a suonare la chitarra, sì, dei videocassette, libri. Io conosco quei metodi, però all'inizio è molto importante che qualcuno ti faccia vedere come stare sullo strumento. Esatto, come stare sullo vero, strumento. A maggior ragione insisto, perché a casa, noi stando a casa senza dover prendere dei mezzi pubblici, a volte fa freddo, uno si prende delle mani. No, sta a casa, però, vede queste. Ma sai cosa che per lo strumento ci vuole molta passione, e solo il maestro te la può trasmettere. Esatto, sentite? Ho sentito. Chi è Marco? Sono io. Forse il titolare sta chiamando Marco. Scusate, forse mi chiamano, non sentivo. Esatto. Te lo subito. Prego, prego. Dai, amore, che dici? Giorgia, dici. Io devo dirti assolutamente questa cosa perché sennò la mia coscienza dopo rimorde. Cosa? Le corde che stai zappando da un'ora. Sì. Sono fatte con le budella di animali. Cosa? Non posso non dirtelo. Loro che costruiscono le chitarre gliele strappano con violenza. No, no. Non te lo dovevo dire, Giorgia, non te lo dovevo dire. No! La cassa armonica è fatta con legno. Tre alberi abbattono per tre alberi! A volte anche quattro. No! Se vuoi, se vuoi. Quando cominciamo queste lezioni? Mai più cominciamo, mai più. A me non mi prendi in giro, va bene? Sei un macellaio, tu e tutti gli altri. Complimenti, eh. Bellissimo. Anche un bel negozio. Rivederla. No, non so se ne ho voglia. Non so se ne ho voglia. Ne ho voglia? Dimmelo tu se ne ho voglia, allora. Emilio. Emilio. Parla nel sonno. Parla nel sonno. Ah, sì. Ho voglia di far l'amore. Ah, ho voglia di far l'amore. Se insisti, voglio far l'amore. Emilio, svegliati. Dai, svegliati. Giorgio, che fai? È già mattina? No, parlavi nel sonno. Io? Sì, voglio far l'amore, sì, ho voglia di far l'amore. L'amore. Beh? Non è che hai voglia di far l'amore, veramente? No. No, Giorgio, madonna, la fortuita coincidenza che io stessi sognando di far l'amore non vuol dire che poi io voglia realmente far l'amore. Cioè, non è che io non voglia farlo, ma il fatto proprio di sognarlo non è che c'ha attinenza. Allora, se io sognassi di venderti una Jeep, che fai? La compri veramente? No, hai ragione.
Certo. No, no, pensavo, il subconscio nel sonno ti fa dire delle cose che magari da sveglio non hai il coraggio di dire. No, è che no. Ho bisogno del subconscio per dirti, scusa, se ho voglia di dirti delle cose non è che ricorro al subconscio, corro dal conscio e ti racconto conscio quello che ho voglia di dirti. No. Però Giorgia adesso mi ha messo proprio un tarlo con questo subconscio, cioè metti che avesse voglia di dirmi davvero delle cose. Hai ragione. Allora facciamo una cosa. Sì. Tu ti riaddormenti, parli un po' con questo subconscio, mi chiarite, e poi magari domani mattina me lo dici. Grazie. Buonanotte. Ciao amore. Buonanotte. Visto? Cosa? Ah! Fai A! Apri la bocca! Ah! Emilio, scusa! Per il problema della desertificazione del pianeta, se non protestiamo, che cosa possiamo fare? No, amore, io sto dicendo semplicemente che non è che la vostra protesta può cambiare le cose. Questo sto dicendo da un'ora. No, e allora dici tu che cosa bisogna fare. Esattamente, non sei d'accordo con una protesta? Che cosa dobbiamo fare? Ma perché me lo devo dire io? Che c'è da fare? Che c'è da fare? No, ora ci dici che cosa faresti tu. Innanzitutto abbassa quel dito. Allora, io non farei niente. Ma bravo, ma complimenti. Ma no, guarda. Amore, ma allora con la vostra protesta, scusate, che succede? Niente, dopo la protesta che è successo? Avete fermato la desertificazione? No. Neanche ti risponde, Emilio, guarda, complimenti. No. Ma complimenti per l'atteggiamento. Io proprio. Quello che dico è che accanto alla protesta bisogna metterci una proposta. Ecco, bisogna questo dico, perché è sbagliato quello che dico io. Molto facile a dirsi. Ed è chiaro che uno ci vuole una strategia, bisogna... Comunque, la protesta solamente, non serve a niente. Hai chiesto tu il conto? No, lo propone lui. Porca... Scusi, 6 pizze, 6 birre, 4 caffè, 1 dolce, 150 euro? Ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando? Cioè, avete letto... Scusi, mi chiama il titolare, gentilmente, perché protesto. Ma non si può fare un conto del genere per 6 birre... C'è un errore, sicuramente. C'è un errore... Mi chiami il titolare che vorrei protestare... Protesto? Giovane? Che cosa vuoi protestare? Proponi. Ah. Ci vuole una proposta. Proporrei uno sconto. Bene, nella lezione di oggi ripercorriamo le principali differenze tra l'inglese e l'americano e soprattutto rivedremo alcuni dei verbi che abbiamo incontrato fino ad oggi. Tutto chiaro? Sì, Giorgia. Dimmi. Sì, dato che io a pranzo non ho mangiato, posso mangiare uno snack mentre... Senza disturbare. Piccolino, senza disturbare. Veloce, però stai attento alla lezione. Sì, sto attento. Ok, perfetto. Allora, come dicevo, i verbi che abbiamo incontrato fino ad oggi sono questi, il present e present perfect continuous. Prendete pure nota. Se io dovessi tradurre questa frase, io vivo in Italia, sarebbe I live in Italy. Mentre invece lo stesso verbo, con il present perfect continuous, vivo in Italia da 2 anni, diventerà I've been living in Italy for 2 years. Come vedete, il verbo è lo stesso, ma la frase diventa assolutamente diversa. Questa cosa si verifica anche naturalmente con altri verbi. Per esempio, io preparo un panino, si potrà dire I make a sandwich. Io sono stato mezz'ora a preparare un panino, diventerà invece I've been making a sandwich for the last half an hour. E il nostro Emilio ci ha preparato una fantastica cena for all the classroom. No. Ragazzi, si mangia. Grazie Emilio, grazie. Molla. Ma dove li hai messi? Che cosa? Ieri ti ho portato dei fiori. Li avevo messi qua, c'era un bicchiere d'acqua. Così abbellivamo stato paio, no? In effetti... Nel bicchiere l'acqua c'era, ma era acquaraggia. Mm.
Yes. Pisi. Cosa? C'è uno specchio sul soffitto. Oh, è vero. Guarda che impressione. Chi ce l'avrà messo? La mia Pisi fantasiosa. Perché fai sempre il timidone? No, che non lo sono più, timidone. Aspetta, amore, aspetta. Scusa. Sono tutta spettinata, aspetta. Aspetta. Sì. Posto? Giusto, amore. Amore, aspetta. Oh, sono pallidissima. Ma perché non l'hai detto? Guarda. Non aspetta me un attimo. Aspetta. Ecco. Perfetto. Posso? Sto bene così. Amore. Vai. Amore, la faccio sta maglietta. Amore! Che c'è? No, ma guarda quanti punti neri che c'hai! Oddio! Guarda! Li vedi? Sì. Guarda, uno qua? Sì. Qua? Quello è grosso. Qua? Mamma! Vieni! Aspetta! Sì. Non schiaccia. No, aspetta. Presto, scappiamo! Volevate vedere altri pianoforti? Sì, grazie. Grazie, sì. Andiamo. E voilà, direttamente dalle Puglie, riunite insieme in assemblea permanente, un primitivo classico che fa risuscitare le papille gustative e non solo. Aspetta, mettiti un po' così. Sei proprio il mio naso, intenditore. Mescio? Mesca. Mescia. Beh, versa. Vado. Sì. Sì. Senti pure il rumore. Riserva 87. Colore rubino, intenso, forte, delicato e morbido. Ti insegno un segreto. Facendo roteare il calice, così si ottengono degli archetti. Li vedi questi archetti? In proporzione alla grandezza degli archetti si può valutare la gradazione alcolica del vino. Incredibile. Mm-hmm. E questo quanti gradi è? E quanti gradi so? E tu osserva il vino in controluce, lo devi osservare, osservalo in controluce. Sì, guarda se sono grandi, li vedi gli archetti? Sì? Sei riuscita a pensare un numero? No. Dallo a me. Guarda, saranno intorno ai 14 gradi e mezzo. Grado più pazzesco, sono proprio 14 gradi e mezzo, hai capito? Sì, avrei potuto fare il sommelier, ma un incontro con una coupé decapotabile mi fu fatale. E sai qual è la cosa più incredibile? Quale? Che se il bicchiere è di vero cristallo e tu lo guardi così, ci vedi riflesso bene dentro quello che uno sta facendo alle spalle. Cioè, tu mi stai dicendo di aver visto che... Che sei scemo. Perché la bottiglia era qua. Esatto. Se fosse stata qua... Ma brava, sei riuscita a vedere. Sì. Giorgia, vieni sul cofano. Ci guardiamo le stelle da quassù.
È bellissimo. Arrivo. Aspetta. Amore. Che bello. Naso. Naso. Oh. Che buoni! Ma che vongole! Davvero meglio che al ristorante. Grazie, davvero. Sì, cuciniamo di rado, soprattutto io, però quando ci mettiamo. No, davvero, complimenti. E queste scaloppine? No, davvero, squisite. Altro che ristorante. Così ci imbarazzate. Ma... queste le ha fatte lui, eh? Sì, ma l'idea è stata sua. Ah, che bontà. E questa panna cotta cosa non è? Nettare degli dèi. Non vorrei ripetermi, però... Meglio che al ristorante. Ah, che meraviglia. Che bontà. Che non troppo dolce. No, giusto, giusto. Ma come fa? Equilibrio perfetto. Come avete fatto? Una ricetta segreta. Come cuochi, sai che non ho una ricetta. Che furbetti, eh. Che bravi. Non vorrei ripetermi, eh. Meglio che al ristorante. Ma che figura ne abbiamo fatto, amore? Ti rendi conto, non si sono accorti di nulla. Ma nulla, nulla. Niente. Senti, a proposito, quando è che dobbiamo riportare i piatti al ristorante? L'ho detto domani. Comunque buono, ma carissimo, eh. 120 euro gli ho dato per due vongole e due scaloppine. Ammazza, 120 euro? Però era buono, dai, era molto buono. Ho capito, ma 120 euro... Amici. E che c'entra? L'hai visto? Salve. Le interessa qualcosa? Le ricordo comunque che tutto il ricavato verrà devoluto a favore dei cani abbandonati. Se vuole le faccio vedere altre cose. Venga, venga. Buongiorno. Buongiorno, posso servirla in qualcosa? E volevo prendere un dolce. Sì. Magari queste crostate di frutta. No, queste sono... Fate ieri, posso consigliarla io? Guardi che meravigliosa crostata, eh? È buona? È buona, questa l'ha fatta mia suocera con le sue manine d'oro, è fantastica. Ma se mi dice che l'ha fatta sua suocera... Brava, la prende? Sì, certo. Fantastico, non se ne pentirà. Cosa costa? Non è offerta libera, non si preoccupi, anche poco. Sì. Che cosa fate dei dolci che non vendete? Le crostate, per esempio, queste che sono state fatte ieri, ce le mangeremo stasera a casa per dirle quanto sono genuine, buone, mentre quelle di mia suocera, ecco, per esempio, c'è mia suocera, ha fatto due come quella, ce n'è un'altra di un altro gusto, se lei volesse le potrei fare un prezzo fantastico, non le dica in giro perché se no le vogliono tutti. Va bene? Va bene? Sì. Benissimo. Grazie. Sì, lo tengo io. Presto, fantastico. Grazie. Grazie. Perfetto, grazie. Così. Grazie. Non ho comprato niente. Ci hai venduto qualcosa? Amore, ho venduto due torti. È venuta la signora, ha voluto vedere tutti i dolci. A un certo punto ha detto: voglio queste due che erano proprio le torte di tua madre. Le torte, tutte e due quelle di mia mamma? Sì, buon gustaio, è stata bravissima. È stata. Bene, però peccato che hai venduto tutte e due le torte di mia mamma, perché una potevamo mangiarla noi stasera. Lo so, amore, ma che dovevo dire? No, non gliela do, perché per il bene uno a volte si sacrifica, ecco, quello è il motivo. Grande, amore, Nancy, grazie. Figurati. Sì, scusa, aspetta, ecco, arrivo.
Sì, dottoressa, la chiamo perché Giorgia ha avuto un improvviso abbassamento di voce, non riesce proprio a parlare. Senta un po'. E non sente niente, perché non riesce a parlare. Sì. Non riesce proprio dalla non so, un colpo di freddo, un colpo d'aria, certo, un come dice? Inalazioni. Ah, non devi, dice la dottoressa, non ti devi proprio sforzare a parlare. Sì. E sì, perché ci prova. Prova a fare così. Va bene, glielo dico. Sì. No, no, non deve sforzare la voce in nessun modo e domani se fa così, domani le torna. Va bene, la ringrazio molto. Grazie, arrivederla, dottoressa. Dice, vabbè, sono cose che succedono, ha detto, e però se non parli, se non sforzi la voce, domani ti torna, capito, amore? Mettiti un po' più sotto, non prendere freddo. Oh, ecco qua. Io intanto chiamo tua madre e dico che non è il caso che ci raggiunga. Sì. Aspetta un attimo, se non riesco a fare il numero. Sì. Signora, siamo nell'hotel di vacanze. Le volevo dire di non venire. Anche Giorgia sta facendo non venire, perché abbiamo dei problemi di salute, non venire. Sì, e no, magari al rientro, eh? Sì, tu non venire, dice Giorgia in questo momento. Sì. E non ho capito. E la saluta tanto, la saluta in maniera un po' convulsa, però la saluta. D'accordo. Ci vediamo quando rientriamo un'ora. D'accordo. D'accordo. Sì, se vuole comprare un gatto le fa compagnia. Arrivederci. Willa! Voilà. Ma che bravo che sei, naso! Amore, una buona saldatura vale oro, eh? Ovviamente bisogna prendere delle precauzioni. Innanzitutto la maschera per non scottarsi gli occhi, poi i guanti e ci vorrebbe anche sempre il cappello. Bravo, Bisi! Perché, pensa, ci sono degli imbecilli che riescono addirittura a bruciarsi i capelli. Ma va? Sì, sì. Dai. Però è venuto bene. Sì. Due punti lì. Canzoni. 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 Stavo per dire, stavo... Sono le canzoni che tutti i giorni, insomma, fanno parte della nostra vita, ci regalano un sacco di emozioni e che hanno, spesso e volentieri, anche il testo in inglese. Professoressa... Basta tradurre il testo in inglese per imparare i vocaboli. No, dimmi. Perché mi è venuto subito in mente, quando andavamo allo stadio, noi cantavamo sempre delle canzoni in inglese che ci davano una carica bestiale. Allora, atterravamo sulla tifoseria avversaria, come in Apocalypse Now, no? Che faceva... Allora, noi cantavamo, per esempio, Obladi Oblada, Desmond Head Varo in a marketplace bar. Perfetto. Traduciamo questa canzone. Traduciamo il testo. Desmond had a barrow in a marketplace. Desmondo aveva un banchetto al mercato. No, io dico bla 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 da. Desmond. È esattamente questa, la traduzione letterale. Ah, Desmond e sì. Desmondo? Sì. Ah. Sì. Questa. Oh, però mi ricordo Smoke on the Water dei Deep Purple. Ecco, perfettamente. Smoke on the Water parla dei Deep Purple che dovevano fare un concerto a Montreux e poi il problema è stato che ha preso fuoco l'albergo in cui dovevano andare, quindi hanno annullato proprio tutto il concerto. No, non mi interessa il fatto, mi interessa la canzone Smoke on the Water che incendiava le nostre anime. Il testo tradotto parla appunto del fumo che rimane sull'acqua dopo l'incendio, poi sono arrivati i pompieri, hanno spento tutto, quindi insomma tutto a posto. Feriti? Tutto a posto? No. Nessuno. Tutto a posto. Benissimo. C'è qualcun altro che vuole magari esporci la sua esperienza a livello di canzoni? Se c'è. Oh, però per esempio The Boss. The Boss non può tradire perché Glory Days. Glory Days. Glory Days, benissimo. Glory Days che vuol dire? Giorni di gloria. Giorni di gloria. Cioè, io la mettevo a loop, cioè la mettevo proprio a loop che sa quando finisce e poi riprende da capo ad anello proprio. Bravo. Io mi ricordo facevo Bari-Lecce in che sono 150 km, in tre quarti d'ora, cioè gli autovelox facevano la ola. Quando ci vedono passare, bagna lì, il vino sei troppo forte. Glory Days parla, non lo sai, non lo parla di questo ragazzo che va in un bar, incontra un amico, cominciano a chiacchierare, insomma, a parlare del più del meno e parlano di giorni di gloria. Invece adesso gli va male, molto male, malissimo.